anni fa hanno incendiato la macchina un poliziotto di Scanzano, non a un semplice cittadino ormai, a uno delle istituzioni. Manifestazioni, grandi cose di solidarietà, molto interessanti. Una settimana fa hanno condannato i colpevoli, i miei concittadini ovviamente. Uno sta in carcere per neve tarantina, traffico industriale di armi e droga da Crotone fino in Puglia, i amici nostri facevano un intermediario, i miei concittadini, e l'altro per tentato omicidio. Beh. I giornali al mio paese spariscono. Ci scrivono sui giornali le iniziali puntate. E perché? Noi cittadini non abbiamo il diritto di sapere chi sono i colpevoli? Ci dobbiamo accontentare della P e della M? Poi accendiamo la televisione. Il giornalista va a Corleone, dice: conosci Totorino? Boh, madonna quanto sono vertosi. E noi? Siccome io questi nomi li ho sempre fatti nelle pubbliche assemblee, credo che è un diritto del poliziotto Cosimo Possessere che i suoi concittadini dicono quelli sono i delinquenti. E come ho sempre detto in consiglio comunale, distinguiamoci al bar, perché se ci pigliamo il caffè gomito a gomito, andare alla manifestazione di Possessere non basta. Cioè, non so se è chiaro il concetto. È inutile poi che dall'altro lato scopriamo che la DDA di Catanzaro, questo l'ha fatto la DDA di Lecce, che la DDA di Catanzaro fa le indagini e scoprono che i nostri concittadini trafficavano droga in quantità industriale dalla Calabria con la Colombia e cosa. E quando lo condannano a 10 anni a Catanzaro, qua, buh, però da chi è della Scanzana, chi è Schettino, non lo sapete. E come, posso dirlo solo io, no? Sul coso va puntato, e Marino va puntato, e Puce va puntato. È normale che poi, io non è che mi chiedono i soldi del racket, esprimo solo, leggo quello che dice una sentenza. Ma se poi da Scanzano spariscono i giornali, voglio dire, che colpa ne abbiamo noi? Allora è inutile, voglio dire, voglio più poliziotti, ma se noi a quei cristiani non gli offriamo un grimaldello per smantellare la criminalità, non ce la fanno. Mica possono mettere un carabiniere ogni cittadino. Quando qui c'è stata una sequenza qui, del Metapontino, 98, 2004, 2008, hanno incendiato di tutto. Alcuni magazzini, la gente vedeva sopra, li hanno quasi arrostiti. A me hanno arrostito solo le melanzane che stavano in macchina, che dovevo fare con le sott'olio, diciamo. Qual è il tema? Che quando poi con Don Marcello Cozzi abbiamo detto a questi imprenditori: guarda, portiamo una serie di ragazzi e vi dipingiamo il capannone. Poverini ci hanno risposto: non è il caso, grazie. Che significa? Non va bene. Questo è il tema, perché sennò alla fine, cioè, vuol dire, noi pensiamo che la colpa è dell'altro. Sul giornale oggi c'era un tizio: colpa di Bubbico, colpa di Renzi, colpa di Pittella, colpa di quella, colpa di quella. E se tu leggi solo i nomi puntati sul giornale, pensa che la colpa è anche della società. Questo è il tema, perché a me non è che dici ti brucio. Oddio, può essere stato pure che uno che mi tiene particolarmente sulle scatole, diciamo, alla fine ci faccio la macchina. E magari è un po' esagerato perché mo è gratis col bonus carburante, può essere anche questo, diciamola tutta. Però il tema qual è? Che oggi per colpa mia i miei vicini di casa sono senza macchina e non è una cosa tanto tanto bella. Però la questione principale è la denuncia.
Finché io mi parlo per il mio paese e per il mio da continuo, perché conosco la realtà, finché il figlio di un nostro conoscente, quello specializzato a smerciare droga nel Senisese, e tutti lo sappiamo e tutti facciamo finta di niente, chiediamoci come fa ad avere quella macchina che io non me lo potrò permettere manco se faccio l'architetto per 500 anni. Questo è un tema. Allora, il tema di dire che è sempre colpa degli altri, inizierei un po' da noi, diciamo tutto. La verità, capisco che sono scomode, capisco che è difficile, capisco che è complicato. Come fai a dire, io ho 53 anni, alcuni miei amici che sono coetanei, i figli sono delinquenti seri, come glielo dici? Anche tuo papà denuncialo, perché magari le salvi la vita. Perché qui poi da anni circola droga e armi in quantità quasi industriale. E no, ma i poliziotti devono fermarli per strada. Ma se tu non gli dici niente, come fanno quelli? Se quando tutti vanno in caserma, boh, cioè è possibile che hanno incendiato di tutto, dai villaggi turistici fino ai magazzini, di tutto, di più, sparato, fatto. Che poi la cosa bella, no? Perché mo sono tutti laureati in legge, dici, perché ha incendiato la macchina al direttore dei villaggi? Perché ha sfottuto mia madre. Tanto che questa canzone era così lunga che un giorno chiesto al prefetto, dico, signor prefetto, si può avere la fotografia di questa mamma? Perché vediamo se ne vale la pena. Vediamo se ne vale la pena fare questa operazione, perché poi ha sfottuto mia madre, significa che ti pigli al posto di 2 anni e te ne pigli 6 mesi. Però non possiamo consentire noi società civile di fare questo, il tema. Perché mo, la cosa di sfottere la caserma, questo, l'altra cosa. A quelli della DDA di Catanzaro, la DDA di Lecce, mi chiamano la caserma Scanzaro, ci hanno infilato le microspie, hanno fatto, si sono fatti aiutare dagli agenti del luogo. Io guardo questa monetina, a me non significa niente, però messo in mano a un poliziotto oppure a un carabiniere può essere un indizio importante. Però se io dico che questa monetina non l'ho vista, cioè, stiamo qui oggi celebriamo Salvatore, domani celebriamo Pozzessere, dopodomani celebreremo qualche altro sfigato come me, però alla fine siamo là. Allora, è vero che dobbiamo chiedere alle istituzioni di essere puntuali. Questo sì, diamo più mezzi, diamo più uomini, qualunque cosa. Però poi soltanto perché colpa il poliziotto non ha controllato, sentirsi la coscienza pulita non è così. E io poi, diciamo, con le forze dell'ordine non sono stato mai molto tenero, non è che io oggi una sviolinata verso le forze dell'ordine, cioè ci siamo fatte anche litigate furibonde, tanto furibonde. Però alla fine ci siamo sempre riconosciuti istituzionalmente. E quello che siamo venuti a nocciolo, abbiamo detto, io ti do una mano e tu mi dai una mano, io se so qualcosa te lo dico, tu me lo dici. E questo lo devono fare un po' tutti i cittadini, perché sennò ogni volta che si fa questa cosa celebriamo la vittima di turno, scarso, buono politico che sia, io non so se ho fatto bene o fatto male, ma questo non ti so dire, però certe cose, le note a pelle, perché alla fine, guardate, io quando ho ricevuto i proiettili un po' di anni fa, grosso modo so anche il motivo, però è difficile dimostrarlo, poi alla fine sei costretta ad andare pure alle sfilate, in cui i paesani tuoi ti sfottano così tanto che fanno l'elenco delle cose che sono successe, tranne quelle che sono successe a te, e devi pure applaudire. Io sono andato a fiaccolato nel mio paese, in cui facevano l'elenco delle cose che erano successe tranne quelle che erano successe a me. Perché i proiettili sono successi perché sono un cretino, la testa di agnello perché sono un cretino, perché ho amministrato male, se lo merita pure.
Cioè che dovevano bruciare la mia macchina, usando pure le pietre da tanti anni, tanto che i miei assessori se la giocavano al lotto quando dovevano bruciare la mia macchina. Il mio sindaco, quando si è comprata la macchina bianca, poi ha detto, cazzo, me la sono comprata come la tua, ci metto un cartello che questa è mia, diciamo, alla fine. E la mia macchina è stata vicino al comune, dall'altra parte dove stanno gli alberi, perché io soffro un po' il caldo, per tanto tempo, per cui la potevano bruciare la notte. Sarebbe bruciata fino alla mattina, non se ne sarebbe accorto nessuno perché rimane solo la mia macchina. L'hanno bruciata quando stavo nel parcheggio davanti casa, dove ha fatto molto, 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 molto danno. Allora, io ringrazio il mio partito che si espone in questo, perché non è semplice che tanta gente si espone. Io mi ricordo quando abbiamo inaugurato il Lido di Libera, in cui sono dovuti venire quelli della forestale di Manduria per montarlo, perché qui non si trovava una ditta, quelli c'erano l'attrezzatura, c'erano il camion. Beh, eravamo tanti, forze dell'ordine, generali, trick e track, patatine, ma i miei concittadini non c'era quasi nessuno. Perché gli scarci avevano paura, non è che sono sull'ultima ruota del carro. E però se tutti abbiamo paura, il Lido Libero abbiamo paura, vengono i ragazzi liberi, non possono essere ospitati a Scanzano perché noi siamo della legalità, ma ospitati a Montalbano. Perché sindaco, io sono illegale che facevo dormire quelli di Libero nella scuola media e non c'ho il certificato perché nella scuola media, nella scuola non possono dormire, allora io sono illegale. Quelli intelligenti dicono, tu non puoi dormire qua, vattene a fotta a dormire a Montalbano perché io sono legale, non dormo. Cioè, anche questi piccoli gesti, nessuno poi li riprende, dice, oh, cavolo, che stai facendo? Abbiamo fatto tanto per quel Lido e ora lo vogliamo spuntare così. Capisco che nessuno della zona ha voluto gestirlo, perché Libera non gestisce, poi dà in gestione a cooperative. Nessuno di qua ha fatto niente, né potevi dire a uno, piglia una ruspa, aiutami, non si può fare. Non è normale che incendiano una cosa a un villaggio, il giorno dopo il custode diventa un delinquente, cioè, fa un po' pugni questa cosa, no? Certo si devono riabilitare tutto quello che volete, ma per Dio, però fatelo riabilitare a 500 km di distanza, non nello stesso posto in cui succede. Su questi temi che sono molto piccoli e molto spicci, dobbiamo incominciare a ragionare, ma comunque il fatto è che se non c'è una coscienza collettiva, io pure oggi posso dire, portatemi 100 poliziotti così mi sento più sicuro, non è così. A quei 100 poliziotti datemi gli strumenti, ne bastano pure due, perché quando se li date gli strumenti, vi assicuro che fra la caserma di polizia, la finanza e i carabinieri stanno le persone straordinarie che sanno fare il loro lavoro e sanno convincere. Però come diceva qualcuno, datemi una leva, vi solleverò il mondo. Dategli una leva, se non gliela date è inutile protestare. Grazie a tutti per la vostra sensibilità.